E salve a tutti ragazzi! No, via, non ce la faccio. Scusate, abbiate pazienza, ho un'introduzione in questa maniera, non ce la faccio, scusate. Allora, che mi sento uno youtuber nerd di quelli proprio super mega galattici, no, non me la sento. Allora, mentre nella fascia destra, diciamo, scorrono le... Ora, sorteggi di Champions se non ci interessano, eccolo qui, Andreini è il nuovo tecnico della squadra fiorentina. Come è arrivato Andreini? Subito la foto di rito con l'ex centrocampista esterno della Bayern Monaco, Franck Ribéry. Siamo in questo video per iniziare a portare sul canale, cosa che non ho mai fatto in 30 anni di vita e comunque non ho mai fatto nell'arco di tutto il mio, nella mia permanenza su YouTube, una nuova carriera dall'inizio con la Fiorentina. Ci sono gli aggiornamenti ovviamente del mercato di gennaio. Allora, andiamo subito a vedere la rosa che abbiamo a disposizione. Ho veramente brutto che non assolutamente non s'addice per quanto mi riguarda minimamente a questa squadra. Allora abbiamo Dragoschi, Casale, Spezzella, Milenkovic, Dalbert, Castrovilli, Pulgar, Benassi, Lirola, Cutrone e Chiesa. Beh, allora, credo che la miglior formazione in questo momento da poter attuare sia quella del 4-2-3-1, che secondo me potrebbe regalarci gioie. 4-2-3-1, eccolo qua. Direi un 4-2-3-1 abbastanza stretto. L'attacco, diciamo, il reparto offensivo l'abbiamo sistemato. Il reparto di centrocampo l'abbiamo sistemato. Qui c'è da fare una rapida scelta. Allora, Milenkovic intanto non terzino destro, nonostante possa giocare lì, e lo si mette insieme a Pezzella. Caceres, secondo me, può giocare tranquillamente anche a sinistra, al posto magari di Dalbert, e quindi io metterei in questo frangente Caceres, Milenkovic, Pezzella, e a destra giocherebbe Paul Lirola. Questo che noi abbiamo... Esattamente, abbiamo esattamente 23 milioni per il budget trasferimenti con 351 mila euro di budget stipendi, che onestamente mi aspettavo parecchio parecchio di più, però non è un problema. Allora, io andrei immediatamente a vedere intanto le notizie. Secondo me qui c'è da acquistare assolutissimamente 1-2 centrocampisti centrali che potrebbero prendere il posto di Badel e Pulgar. Ricordo, no, di Badel no perché Badel è in prestito, ma bensì di Pulgar. Andiamo a vedere Dragoschi, Lafonte, Terracciano. Lafonte è in prestito al Nantes, quindi tornerà e punto molto su questo portiere. Poi abbiamo, vabbè, Biraghi e Maxi Oliveira in prestito, quindi non li possiamo avere. Abbiamo Alexa Terzic, cioè 19 anni, che io direi immediatamente di mettere nella lista prestiti, perché questo è un giocatore sul quale potrebbe valer la pena investire. Ranieri, Rasmussen, non ci sono. Igor è nostro, credevo fosse in prestito. No, in prestito, Igor è in prestito, quindi non lo si può toccare. Ceccherini, per il momento, visto la moria di difensori che la Fiorentina ha, lo lascerei stare. Pezzella non si tocca, Milenkovic non si tocca, Caceres non si tocca. Venuti, per il momento, teniamolo perché ci può servire. Dix non c'è. Venuti, dicevo, teniamolo perché potrebbe fare appunto come vice Paul Lirola e onestamente lo terrei. Dix non c'è, Badel è in prestito dalla Lazio, Cristoforo non c'è, Vertu non c'è. Ecco, su Pulgar io non lo tocco per il momento, ma occhio perché ho in mente una sorpresa interessante. Dalbert in prestito dall'Inter non si può toccare. Ribéry si ritirerà al termine della stagione, ma non si tocca perché è uno degli uomini più importanti. Dabo non c'è. Benassi anche qui capiamo perché secondo me Benassi è chiuso sia da Pulgar che da Badel. Qualora uno dei due appunto non dovesse giocare titolare, allora può entrare. L'importanza di avere a fine anno Amrabat, che appunto come sappiamo la Fiorentina ha acquistato a gennaio dall'Hellas Verona, ma arriverà successivamente a Gudelo. Allora, questo Gudelo io lo metterei immediatamente in prestito perché magari ci può regalare gioia, però a 20 anni un overall deal 64 è ben poco. Castrovilli non si tocca, Duncan è in prestito, Zurkowski è andato in prestito, Duncan volevo dire in prestito alla Fiorentina, quindi un centrocampista che può essere utilizzato, ma non, secondo me non può fare il titolare. Zurkowski, Montiel e Saponara sono in prestito, Lirola è in prestito, a fine anno andrà via, quindi però teniamolo in maniera interessante. Theroux, ecco, Theroux, vediamo, lo possiamo assolutamente dar via perché non ci può fregare di meno. Sottil può fare entrambe le fasce, ci può servire per far rifiatare uno tra Ribéry e Chiesa, quindi teniamolo. Gezal è in prestito, non
non l'avrei comprato neanche se me l'avessero regalato. Zecchinini è andato via, Trovato è andato via, Boateng se Dybala è andato via, Chiesa non si tocca, Simeone è andato in prestito al Cagliari e quindi fino a fine anno non lo riabbiamo. Kwame è in prestito, questo giocatore sul quale punto molto e chissà un domani forse poterlo anche riacquistare. Duncan è un giocatore assolutamente interessante ma totalmente impreparato per giocare la Serie A, quindi lo si manda in prestito. Vlahovic non si tocca e Cutrone è in prestito dal Wolverhampton. Allora, per quanto riguarda il calciomercato, in questo momento io avrei individuato questi tre giocatori da acquistare in tutte le maniere. Sono tre giocatori giovani perché voglio che la mia Fiorentina sia in prospettiva anche giovane, proprio per continuare, no, a seguire questa tradizione che vede la Fiorentina non acquistare top player perché finanze alla mano non se lo può permettere, ma vederseli crescere, non poi cederli come accade nella realtà quando diventano forti, ma quello è un altro discorso. Il Allora. Brescia si incontrano a Dubai per acquistare Sandro Tonali, scambio giocatori perché una delle sorprese che vi dicevo, io voglio cercare di dar via Eric Pulgar in questo possibile scambio. Vediamo un po', siamo disposti a prendere in considerazione dietro a 15 milioni, che chiaramente io non posso accettarlo, rinegoziamo in maniera abbastanza importante. Voglio sparare una cifra, vediamo se non si incavolano troppo. Io gli sparo 9 milioni, vediamo un po' cosa ci dicono. Eccoci qua, vedi, da 15 milioni a 9 milioni. Questo potrebbe essere interessantissimo. A questo punto non ci resta che andare a trattare direttamente con l'agente, con il giocatore Sandro Tonali. Vorrebbero 18.000 euro di stipendio, ne prendeva 7, a me ovviamente 18 non va bene, io ti do il doppio di quanto prendevi, il bonus ingaggio per me arriva a 120-115 mila. Vediamo un po' che ci dicono per vedere se questo è il primo colpo di mercato. Non è esattamente la cifra, ma eccoci qua, e Sandro Tonali è il primo colpo di mercato della Fiorentina. Allora, attenzione perché ci è pervenuta un'offerta da parte dell'Inter per Federico Chiesa, 17 milioni. Allora, io sono disposto anche ad accettare. No, no, ovviamente non accetto questa offerta, ma sono disposto anche a trattare un po' questa offerta. La delego perché sinceramente non ho voglia di perdere tempo, perché per quanto mi riguarda non ci si mette a un tavolino per meno di 47 milioni di euro per l'offerta di partenza, 47 milioni, non venderla almeno di 37 milioni, quindi insomma 37 milioni è tanta tanta roba. Degadel e Lanús, esterno d'attacco sia destro che sinistro, in particolar modo destro, quindi può essere un'assoluta alternativa al buon Federico Chiesa. Vi comunico che ho appena ceduto in prestito al Newcastle Sottil, quindi non ci sarà. Allora, offerta cartellino, secondo me questo è un giocatore 18enne ma ha un talento pazzesco, io partirei alto, vediamo 5 milioni, vediamo se ce l'accettano, 5-4, vediamo di fargli una controproposta, sì, a 500, giusto per alzare, per smuovere un po' la situazione, 5-3, nulla da fare, ultimissima, no via, che si fa, si accetta, no dai, rubiamogli questi 100.000 euro che fanno magari comodo a me. 5-2, vai, perfetto, 5-2, andiamo subito a trattare uno stipendio da 11.000 euro, io non te lo do nemmeno morto, o meglio, allora, aspetta, perché faccio il fenomeno, ma allora, 11.000, allora ti do 9.000 di stipendio, bonus in ingaggio 100.000, facciamo 90, vai, vi direte che ve ne frega, ma insomma, leva qui, leva di là, qualcosa si può fare. Il mio assistito Bolognizzi, 10,5 e 97, non mi voglio bacare la minchia, e quindi vai, così ho bloccato l'offerta per Benfica, per Pezzella, da 14 milioni e 7, l'ho rifiutata, perché è il capitano, Pezzella non si muove, per ora neanche un'offerta per Terreau, neanche un'offerta per Agudelo, Duncan e Terzic. Queste sono le offerte ricevute, l'Inter che ovviamente mi ha sparato una cifra per avere Chiesa 17 milioni, io ho sparato, avete visto, 43 milioni, non hanno accettato. Ho rifiutato il prestito che l'Everton mi ha richiesto per Ceccherinvento in un'estate coreografia e 45.000 spettatori al Franchi e 2.000 tifosi del Benevento, meraviglioso, meraviglioso. La Fiorentina che attacca da sinistra verso destra, in bocca al lupo perché questa è la prima partita ufficiale, la prima uscita ufficiale della Fiorentina, possesso palla, quindi io sono un po' filo montelliano sotto questo punto di vista, però vorrei via cercare di concludere a rete a differenza del gioco di Montella. Chiesa nel mezzo, io non so che cazzo l'ha data Chiesa a Guidogo dai Benevento, mi incazzo come una bestia, eh. Lirola, ma bravo Dragoschi, ma è uno splitto in più Tonali, eh.
Ha uno sprint in più Tonali, ha uno sprint in più. Tiro! E la parata. È matura, lo sente, è matura. Castrovilli, Castrovilli, la palla in zona regolare, Castrovilli, la parata. Castrovilli, vaffanculo, porta vuota. Ma porta vuota un po' sbagliata, A porta vuota Castrovilli, ha fatto una gran cosa prima, ma di testa a porta vuota c'era Montipò, era morto in terra. Tonali, nel mezzo. Tiro di Ribery, gol! No, fuori. Madonna, che azione. Mamma mia, bella azione nel mezzo, tira ed è gol! Annullato. Annullato. Era troppo bello, peccato. Controbalzo di testa, Ribery. La palla nel mezzo, eccolo lì! Germán Pezzella, eccolo lì, 1-0 e si va in vantaggio. Grande capitano, che palla gli ha messo Ribery. Bravo anche Castrovilli, Cutrone, la palla è per Franchino, Franchino, Ribery, 2-0 al 55esimo, è partita in saccoccia. Grande Franchino, gli ha messo una gran palla però Castrovilli. Cutrone, bella palla per Castrovilli, Castrovilli alza la testa, calcio di rigore. Cavolo, voglio dire, dai, oh, chi è? Il 21 del Benevento, chi è? Ete mai, boh, non lo so, Ete mai, un giovane il Chievo, boh, vabbè, insomma, aspetta, è rigore? Sì, e là, è rigore tutta la vita, dai. E qui, il problema è come cazzo si battano i rigori, addio, addio, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Savia e la Fiorentina, e senti lì l'esultanza, passato il turno. E adesso ci aspetta il Napoli. Io concludo qui il video. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi è piaciuto e commentate qua sotto per consigli degli acquisti. Sta ancora il calciomercato. È attivo. Ciao ciao a tutti.